Il policlinico vuole scansare il Covid, vuole fuggire da ogni tipo di contatto con il virus. I professori sono stati i primi a scappare, a delegare agli strutturati e agli specializzandi tutto quello che potesse essere a rischio. Perché hanno dato così pochi posti a disposizione e soprattutto sono entrati nella rete del Covid così tardi? Gli specializzandi sono stati minacciati di non passare l'anno se non andavano a fare il turno di triage. La regione Campania è tra le prime regioni d'Italia per contagio da coronavirus. Da settimane è in grave emergenza per l'esaurimento di posti letto dedicati ai malati Covid. Ben venga l'apertura di nuovi posti letto, ma senza personale aggiuntivo non si possono aprire nuovi posti letto. Per 100 posti di terapia intensiva dobbiamo fare conto che servono 2 medici ogni 4 posti letto, 3 infermieri invece ogni posto letto. In una nota del 15 ottobre la Regione Campania indica agli ospedali l'aumento di posti letto che dovranno raggiungere per malati Covid. Nell'elenco ci sono anche i 2 policlinici di Napoli. Le 2 strutture contano circa 1400 posti letto totali. La situazione dei policlinici è una situazione anomala che fa sorridere di un sorriso amaro. La domanda che ci viene spontanea a porci è: perché hanno dato così pochi posti a disposizione e soprattutto sono entrati nella rete del Covid così tardi? Abbiamo incontrato uno degli specializzandi del secondo policlinico che ospita l'Università di Medicina della Federico II. Ci ha raccontato perché i posti letto a disposizione sono così pochi. Il policlinico vuole scansare il Covid, vuole fuggire da ogni tipo di contatto con il virus. Ne abbiamo oscurato l'identità per evitare possibili ripercussioni sul suo lavoro. Io lavoro al nuovo policlinico. Da qualche anno, all'inizio della pandemia, si è scisso in 2 grandi fette. Una che si è impegnata in prima linea e un'altra grande fetta invece che si è scansata. I professori sono stati i primi a scappare, a delegare agli strutturati e agli specializzandi tutto quello che potesse essere a rischio. Infatti spesso capita che durante i triage vengono effettuati i test positivi e dopo si tamponano. I professori stessi danno l'ordine di andare a fare il triage. Addirittura sugli specializzandi che sono stati minacciati di non passare l'anno se non andavano a fare il turno di triage. E in sostituzione ai professori stessi, il policlinico non ha mai autorizzato gli specializzandi a fare questo tipo di attività. I professori non hanno voluto l'occupamento dei posti letto per il Covid. Loro in prima linea non si sono mai impegnati. Cioè, io se mi infetto là, dopo da chi vado? Chi mi copre? Il policlinico mi dice: tu, la decisa c'è. Chi l'ha detto di stare là? Probabilmente delle logiche interne tendevano a salvaguardare questi luoghi per non infettarsi.